Non c'è mese migliore di settembre per trascorrere una domenica pedalando in compagnia. Ecco perché in molti, arrivati a Serra San Bruno anche da lontano, hanno partecipato alla ciclopasseggiata organizzata per promuovere la ciclovia dei parchi della Calabria. Facciamo parte di un gruppo di camminate, il Cardinale Trekking, e abbiamo aderito a questa iniziativa bellissima, tra l'altro. Siete un sacco di ragazze oggi. Ma perché penso che lo sport appassiona molto di più le ragazze, il fatto di sudare, magari l'uomo cerca uno sport più rilassato, le bocce, il biliardo. È stata la seconda ciclopasseggiata, dopo quella nel Parco della Sila, che il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ha voluto organizzare nel cuore del Parco Naturale delle Serre. La ciclovia è lo strumento che ci consente di conoscere la bellezza di questo territorio. Oggi siamo nel cuore verde di una Calabria verde, il Parco delle Serre. Abbiamo fatto un percorso insieme a diverse decine di ciclisti, abbiamo attraversato i borghi di questa entroterra, abbiamo attraversato i noccioleti di Cardinale, bellissimo. Ecco, passando con la macchina rimangono sconosciuti, ecco, quei dettagli del paesaggio che si possono apprezzare solo in questa maniera, e ci fa piacere che c'erano insieme a noi tante ragazze, e ci fa piacere che c'erano tanti ragazzi giovani. All'iniziativa, che si è tenuta la scorsa domenica 10 settembre e a cui hanno collaborato anche il Parco Regionale, hanno partecipato un nutrito numero di appassionati. I cicloturisti si sono ritrovati alle ore 9:30 presso la sede del parco e dopo circa un'ora, distribuiti caschi e consegnate le e-bike messe a disposizione gratuitamente dall'organizzazione, la partenza del gruppo che, tra racconti di viaggio, molte chiacchiere e un'atmosfera di festa, ha attraversato i borghi di Serra San Bruno, Spadola, Brognaturo, Simbario, Cardinale e Torre Ruggero. Abbiamo attraversato oggi il Parco Regionale delle Serre, l'unico parco regionale della Calabria, ma insieme ai parchi nazionali abbiamo avuto la fortuna di avere questo percorso che ci dà la possibilità di promuovere la nostra terra. Io credo che quanto prima sempre più persone si avvicineranno alla ciclovia, perché hanno ben compreso che attraverso questo strumento possono assaporare il nostro panorama, le nostre bellezze naturali. E questo giro l'ha fatto anche lei? L'ho fatto anch'io, io sono uno sportivo, ovviamente non legato alla bicicletta, legato al calcio, ma la bicicletta mi appassiona perché ti dà la possibilità di avere un rapporto intimo col territorio che a volte dimentichiamo perché siamo chiusi nell'abitacolo delle autovetture che dovremmo quanto prima abbandonare. Commissario, programmi per il futuro? Beh, a breve abbiamo un appuntamento importantissimo laddove potremmo promuovere la ciclovia, è Torino 21, 22 e 23 settembre, dove la Calabria è presente con tutti i quattro parchi e ovviamente insieme all'UNESCO promuoveremo anche la ciclovia. Sarà un'occasione unica da sfruttare perché la Calabria è l'unica presente con i quattro parchi.